e oggi svilupperò una negativa bianco e nero. Si tratta di una Ferragna P30, una straordinaria pellicola da 80 ISO con una gamma tonale incredibile. Attualmente non disponibile sul mercato, ma non disperiamo che a breve ritornerà disponibile sul mercato. E quindi partiamo con il procedimento di sviluppo. Allora, la prima cosa da fare quando si sviluppa un negativo è quello di estrarre la coda della pellicola che durante il rivolgimento è rimasta inserita all'interno. Ci sono due sistemi. Il primo è al buio di rompere il rullino e estrarre la pellicola. Il secondo sistema è un sistema un po' più light in tutti i sensi, nel senso che lo puoi fare alla luce, che è quello utilizzando un estrattore di tirare fuori la coda della pellicola. Allora, si prende l'estrattore, si inseriscono contemporaneamente le due lamine all'interno della pellicola, si inserisce la prima lamina, si gira la pellicola in senso antiorario finché non si sentono distintamente tre clic consecutivi. Uno, due, tre. Si inserisce la seconda lamina, si tiene fermo l'estrattore, si ruota, si estrae con delicatezza, lentamente, fino a che la coda della pellicola è riestratta dal rullino. Poi si prende la spirale, in questo caso useremo una spirale della Patterson inglese, già predisposta per accogliere la pellicola in formato 24x36. La spirale deve essere completamente asciutta, comunque io per sicurezza, anche quando la spirale è completamente asciutta, gli do un colpo di phon di aria calda per essere sicuro che anche una pur minima traccia di umidità sparisca completamente dalla spirale, se no c'è poi il rischio, anzi la certezza matematica durante il bobinamento della pellicola, che la gelatina animale contenuta nella pellicola si attacchi alla spirale e si blocchi poi il bobinamento della pellicola. Tengo sempre un dito sopra la spirale in modo da poter monitorare la temperatura del phon e evitare che venga investito da un'aria troppo calda che potrebbe rischiare di deformare la spirale. Adesso la spirale è pronta. Ecco, adesso utilizzeremo non il rullo della P30 perché vi voglio far vedere poi come si carica veramente la pellicola nella spirale. Chiaramente da un certo momento in poi bisogna essere nel buio più assoluto, tranne questa parte iniziale, che si può fare invece ovviamente in daylight, perché la parte iniziale della pellicola comunque ha già preso luce nel momento in cui è stata caricata nella fotocamera. Si estrae la coda, la si taglia con una forbice, si prende la spirale, la si mette nel verso giusto per il caricamento che è questo, si inserisce la coda tranciata all'interno della prima parte della spirale, fino a che la pellicola passa sopra a due sferette d'acciaio che sono quelle che permettono poi di far sì che la spirale correttamente mossa mandi la pellicola soltanto in un senso, quindi venga caricata e non la faccia staccare dall'altra parte. Da questo momento in poi o bisogna spegnere la luce o bisogna essere in una changing bag, come vedremo dopo. Spenta la luce, questo è il modo con cui si bobina, si carica la pellicola nella spirale. Quindi se ne estrae una parte. Qui, ripeto, siamo in totale assenza di luce. Si fa questo movimento alternato destra e sinistra usando i due lati della spirale. Questo è un rullo da 24 pose, non da 36, quindi il rullo, la pellicola è già stata tutta inserita nella spirale. Per sicurezza, qui siamo sempre al buio, si tira per essere sicuri che tutta la pellicola sia fuoriuscita dal rullino, si prendono un paio di forbici e sempre al buio, evitando magari di amputarsi troppe falangi, perché potrebbero servire successivamente, si taglia la pellicola proprio a filo con il rullino. A questo punto, sempre al buio, si continua con questo movimento finché, sentite, è libera la pellicola, finché tutta la pellicola è perfettamente stata inserita nella spirale.
questa situazione particolare, siccome non abbiamo in questo momento a disposizione una camera oscura, comunque una camera completamente oscurabile, utilizzeremo per caricare realmente adesso la Ferragna P30 nella spirale una changing bag. La changing bag è una sorta di doppia camicia nera tenuta di luce con due cerniera lampo. Si inserisce all'interno di questa doppia camicia tutto l'occorrente per caricare la pellicola nella spirale. All'interno della changing bag non passa neanche un fotone di luce e una volta terminato il caricamento si può estrarre la tank. Qui useremo una tank della Patterson. Questa è una tank che accetta o due spirali caricate con pellicola 135 o una spirale caricata con pellicola 120. Per il resto le tank della Patterson hanno sempre lo stesso diametro e possono solo crescere in altezza. Questa parte, questo tubo, una volta che viene inserito nella spirale e una volta che viene inserito nella tank, chiuso col suo coperchio, permette il passaggio dei liquidi ma impedisce alla luce, pur attraversando il foro, di colpire la pellicola, perché siccome la luce si propaga in linea retta, la luce entra ma si ferma sul fondo della tank e non chiaramente crea problemi alla pellicola. A questo punto si prepara la pellicola e adesso non si scherza più, si prende la vera Ferragna P30 esposta, come abbiamo visto prima si taglia la coda, si inserisce in daylight la parte iniziale nella spirale, la si fa passare al di sopra delle due sferette d'acciaio. Il tappo non serve perché questo tappo qui, anche se a tenuta di luce, serve soltanto per evitare successivamente i trafilamenti di liquidi, quindi il tappo non serve. Apriamo la nostra changing bag, la prima cerniera lampo, la seconda cerniera lampo, inseriamo all'interno l'occorrente, quindi la tank, l'imbuto tappo della tank, forbici con le punte smussate per evitare di forare la changing bag durante, che serve poi per tagliare la pellicola, comunque a punte stondate per evitare di bucare involontariamente la changing bag, e chiaramente la nostra pellicola. A questo punto tutto il materiale che serve deve essere dentro, perché nel momento in cui io inserirò le mani nella changing bag devo portare a compimento il lavoro, perché se dovessi togliere le mani a metà del lavoro entrerebbe luce. Quindi da questo momento in poi entriamo nel punto famoso di non ritorno. Chiudiamo la prima cerniera lampo, chiudiamo la seconda cerniera lampo, ci leviamo la giacca, inseriamo le mani fino all'altezza quasi dei gomiti della changing bag, prima mano, seconda mano, terza mano non c'è, e a questo punto io ho già in mano la spirale, comincio a tirare fuori la pellicola e comincio a caricare nel buio completo la Ferragna P30 all'interno della spirale. Purtroppo potete solo immaginare quello che sto facendo, come sto immaginando anch'io, ma non c'è modo di vedere quello che avviene qui all'interno. Sta succedendo esattamente quello che avete visto nella scena precedente, cioè piano piano la pellicola viene spiralata nella spirale o avvolta nella spirale, quindi io continuo a estrarre 10-20 cm di pellicola per volta, muovo la spirale avanti e indietro, la spirale è bella asciutta e poi l'abbiamo scaldata prima col phon, quindi la pellicola sta entrando in modo meraviglioso. Siamo quasi arrivati alla fine del metro e mezzo della pellicola da 36 pose. Manca ancora, credo, poco. Siamo arrivati alla fine. Tiro, come ho fatto prima, il rullino in modo da essere sicuro che tutta la pellicola sia stata estratta. Cerco la forbice, trovo la forbice, la appoggio sulla pellicola, tra la pellicola e il rullino, chiaramente evitando di toccare la changing, per evitare di tagliare la changing, evitando se è possibile di tagliarmi alcune falangi, taglio la pellicola,
porto la parte finale della pellicola all'interno della spirale. La pellicola è entrata perfettamente. Tolgo il tappo imbuto dalla tank, metto la spirale all'interno della tank, chiudo il tappo imbuto, levo la prima mano, levo la seconda mano, apro la prima cerniera a lampo, apro la seconda cerniera a lampo. Qui abbiamo la nostra tank già tenuta di luce, vi ho già spiegato che il tappo pura tenuta di luce serve soltanto per evitare il trafilamento di liquidi. Qui abbiamo il rullino ormai vuoto della nostra Ferragno P30 e qui abbiamo le nostre forbici. Un accorgimento: una volta che la changing è stata utilizzata, è sempre meglio riporla immediatamente in modo che non rischi, stando in giro, di bucarsi, perché comunque anche in camera oscura la legge di Murphy, se qualcosa può andare male, lo farà, vige in maniera grave e greve. E adesso ci occuperemo della preparazione dello sviluppo.